ti scioglie un po', c'è anche quella scena famosa di Liz Taylor sotto al ponte con il l'ultima volta che vidi Parigi. Sì, sì. Mamma mia, con Van Johnson che faceva la parte di un alcolista, sì. No? Era proprio andato, sì. Lui era andato, no? Completamente, va bene. E a proposito di Apollinaire, Ungaretti quando visse a Parigi fino al 21 era amico di Apollinaire. E passiamo a un'altra lirica di Giuseppe Ungaretti. Di Apollinaire, tra l'altro, le cose che a me piacevano anche era quando lui, per esempio, scriveva le parole rifacendo il disegno, per esempio la sigaretta che fuma, e c'era il posacenere fatto con le sillabe, no? Un elemento futurista. Bravo, elemento futurista, sì. Infatti Ungaretti visse a Parigi inizialmente prima di tornare in Italia a partire dal 21, e questa è una lirica tratta invece dalla raccolta La Terra Promessa, una raccolta successiva a quella. Stiamo andando lentissime oggi, eh? Allora, Giuseppe Ungaretti, cori descrittivi di stati d'animo di Didone. Adesso tutti sanno che Didone, il brano Didone dell'Eneide, è uno dei miei brani preferiti in assoluto. Mo vediamo un istante, perché a Didone appartiene la passione. Ora il vento si è fatto silenzioso, e silenzioso il mare. Tutto tace, ma grido il grido sola del mio cuore. Grido d'amore, grido di vergogna, del mio cuore che brucia. Da quanto ti mirai e mai guardata. E più non sono che un oggetto debole. Grido e brucia il mio cuore senza pace, da quando più non sono se non cose in rovina e abbandonata. Madonna, è bellissima. E beh, guarda che ripete, riesce a entrare nell'animo di Didone, bellissimo. Didone delle Eneide, riesce a entrarci perfettamente. Andrea? Diventa una donna, è fantastico, diventa una donna. È vero, che volevi, Andrea? Ma per me Didone è un personaggio fantastico, cioè messo in musica da Metastasio, lo è tantissimo. È la passione veramente. Ma è bella questa citazione del vento. Il vento è il simbolo della passione, il vento è anche che rugge lo spirito. Si è fermato. E allora il mare è silenzioso, tutto tace, e in questo rompe il grido della Didone. Del cuore. Perché è stata ingannata, Didone, ricordiamoci, è stata ingannata, Afrodite l'ha ingannata, l'ha fatta innamorare, e poi, dato che lì conta soltanto il fato, che in questo caso Didone è una pedina e basta, nel gioco del fato viene immediatamente scartata, e quindi lei rimane però con l'amore, e questa è la cosa, Afrodite non è pietosa che le toglie amore, gliel'ha lasciato, e questa è la chiave di volta. E si ucciderà con la spada che gli aveva regalato Enea. Tra l'altro questo è un altro simbolo importante. Non solo, e poi fa in modo che la pira si veda da lontano, affinché lui sente il rimorso. Poi vediamo cosa dice Didone, perché una frase la dice, è terribile, eh? Una la dice spaventosa. Dai. Ora il vento si è fatto silenzioso, e silenzioso il mare. Tutto tace, ma grido, il grido sola del mio cuore. Grido d'amore, grido di vergogna, del mio cuore che brucia, da quando ti mirai e mai guardata, e più non sono che un oggetto debole. Grido e brucia il mio cuore senza pace, da quando più non sono che se non cosa in rovina e abbandonata. Da quando più non sono se non cosa in rovina e abbandonata. Cosa? Addirittura lei a questo punto è diventata una cosa. Per questo dice, è una cosa in rovina, è abbandonata, come sembra la proposito di casa di prima, la vecchia casa, certo. Prima c'era la casa recuperata, qui c'è la casa abbandonata e in rovina. Una ruina. È straordinario. Allora, Didone, quando si rende conto che tutto è perduto, proferisce un'invettiva che è tra le più terribili mai pronunciate. Flectere sinequo superos, acheronta movebo. Flectere sineco superos. Se non riuscirò ad avere dalla mia parte gli dei celesti, andrò dalla parte degli dei infernali. Questo. Gli dei scuri, l'oscurità, la morte, il suicidio. È il verso di Virgilio. Virgilio, sì, certo. Peggio di così non può essere, no? Cioè vado a trovare Acheronta. Acheronta muoverò dalla mia parte gli dei dell'inferno. Eros e Thanatos. Sì, certo. L'amore quando viene tradito produce qualsiasi... È vero, Paolo? Certo. Può fare qualsiasi cosa, eh? L'amore tradito, l'amore, ti puoi aspettare qualsiasi cosa. Sai una cosa? La parte più femminile è il grido di vergogna. Un uomo abbandonato sente rabbia, non sente vergogna. Il grido di vergogna è femminile, è la donna. Eh sì.
Come sono lei ha perso tutto, era la regina felice di Cartagine, i suoi sudditi la adoravano, ha perso tutto svanito. Forse una cosa interessante è questa, cioè una cosa emozionante quando la si coglie, è che in tutta la prima parte lei dice io faccio, agisce l'io, e c'è il cuore che brucia. Nell'ultima parte solo il cuore brucia. Dopo il grido, lei non c'è più, già. C'è più. È già morta. Cosa? Diventa cosa? Da quando più non sono. In rovina e abbandonati, ci viene Andrea? Da quando più non sono, non è più. Lì. Sì. Però con passa questa passione è diventata immortale, in un certo senso. Che ne pensa? È più grande lei di Enea. Questa immortalità. Il personaggio è immortale. È immortale. Non lei. Sì, ma lei è diventata un più grande di Enea. Nell'amore è più grande. Beh, Tidone rappresenta, come dire, l'acme. Allora, mettiamoci come... Eneide... Lo sapete bene che era Virgilio non voleva nemmeno che fosse, come dire, che passasse alla storia, voleva tenerselo, non voleva nemmeno, Paolo, ti ricordi, no? Sì. Non voleva nemmeno, perché voleva ritoccarlo, non era ancora convinto, quindi, voglio dire, stiamo parlando di Virgilio immenso, poi in realtà a noi piace moltissimo l'Eneide, ma dell'Eneide il canto di Didone è quello che più prende, almeno per quanto mi riguarda, è quello che tutti noi ci ricordiamo, no? Non per a caso Dante l'ha eletto a suo duca e maestro. Siamo a quel livello. Il prezzo che si paga l'amore. Ma vedevo che Ramone è inquieto, voleva forse dire qualche cosa. No. Vabbè, sono d'accordo. Anche io, diciamo, leggendola ho visto questa sofferenza per un tradimento. Vabbè, poi sì, diciamo, lo dice chiaramente in quella frase dove dice tutto tace, ma grido, il grido. Sola del mio cuore. Sola. No. Sola. È uno che si è sentito tradito. Mi sta soffrendo. Cioè, ragazzi, io... Va bene, chiedo Venia, voi sapete dobbiamo ospitare un po' tutte le cose, insomma, abbiamo tutte le componenti e dobbiamo ospitare è un anche po' una sola. Quindi c'è ragione. Vabbè, immaginate Enea che si sente pescare. Dire sola. Il tradimento è un po' una sola, sei un sola. Enea, il principe troiano, quello che ha affrontato in duello gli Achei più importanti. Sola la faccia, se rimane sola. Così qua. Ma l'ironia. È il sorriso è il dono degli dèi, ricordiamoci. Ed è vero, ma in questo caso si sbagliavano. Allora, che abbiamo adesso? Ci lasciamo emozionare dalla voce di Scarcelli? Oh. Vai, e poi andiamo di nuovo al cinema, dai. Amarti ma fatica. Mi svuoto del qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci la vita e la vita la mia. Bravo Francesco. Essendo che questo è un brano che lui ha fatto altre volte, la grande capacità, oltre che vocale, di interpretazione, perché questa volta l'ha fatta diversa vero, da un'altra interpretazione che aveva fatto precedentemente. Sì, sì, sì. È grande Francesco. Ma non perché siamo amici, ma veramente bravo. Veramente, certo, siamo entrati amici dopo poi, no? Assolutamente. Prima non ci conoscevamo nemmeno. Ci siamo conosciuti per caso. Grande. Sul serio, sul che stavo avviaturato, lui stava avviaturato, doveva entrare, l'ho conosciuto. Ha detto, ma io sono un cantante, parte che abbiamo in comune, la partenza era
siamo laziali tutti e due.